Ragazzi, ben ritornati a un nuovo video di Suspect. Oggi abbiamo scoperto un ruolo misterioso che in realtà nel gioco non c'è ancora, ma è all'interno dei file di gioco. Io l'ho sbloccato non so come, praticamente nell'ultima partita quando ho iniziato io avevo questo ruolo misterioso. Quindi ragazzi, non mi resta che augurarvi buona visione di questo video, perché ragazzi, questo ruolo è veramente bello. Spero di poter fare delle partite più lunghe la prossima volta, perché qui mi hanno ucciso praticamente subito, ahimè. Però vedremo come funzionerà questo nuovo ruolo. E ben ritornati ragazzi in un nuovo video del Buddy. Oggi siamo ancora su Suspect e abbiamo un nuovo ruolo. Cioè, nel senso, c'è Steph che è un poliziotto. Come potete vedere ha la skin da poliziotto. E lui che cosa farà praticamente? Sarà il poliziotto, andrà in giro a cercare l'assassino. E ovviamente ci dovrà dire chi è l'assassino. Bene, andiamo a fare subito le missioni. Allora, oggi c'è anche Bella Faccia. E un po' ho paura di Bella Faccia in realtà, perché Bella Faccia in questi giochi è molto traiardino, insomma. Vediamo adesso come andrà questa bellissima partita. Io non riesco mai a fare questa roba, veramente è impossibile. Allora, facciamo subito le foto. Bene, le foto sono belle, belle le foto di... Io devo ancora capire se questa è una volpe o che cosa, ragazzi. Ditemelo nei commenti, ma non l'ho ancora capito. Ho visto qualcuno qua all'angolo. Ragazzi, l'avete visto anche voi? Per un frame... ho sbagliato le foto, mannaggia. Per un frame, raga, ho visto qualcuno all'angolo. Secondo me c'è una bomba piazzata lì. Dopo andiamo a controllare, ragazzi. Dopo andiamo a controllare questa cosa. Io lo so che qualcuno si è messo lì. Allora, foto. Fatto. Perfetto, zio squalo a posto. Allora. Raga, io vado a controllare qua un attimo, scusatemi, eh. Perché ho questo grandissimo dubbio. Mi è sembrato di vedere una persona qui in un attimo. Cioè, nell'angolino un attimo. Chi è che è già morto? Brutta notizia, ragazzi. Chris. Ok, è morto, no. È morto il più debole del gruppo, ragazzi. Allora, Elicottero. Signori, sono un poliziotto e ho scoperto che è morto Loco. Wow. Ok, bravo Stefano. Indizio, niente. Signor allora, poliziotto. È morto vicino alla piscina. Allora, sono abbastanza sicuro che in questo momento il suo corpo sia a terra sdraiato. Ok, questo è questo. Importante. E fin qua non fa una pena. Respira, no, non respira. Non respira, non respira. Ha gli occhi anche chiusi, signori, eh. Fai finta di dire che era in piscina perché te l'ho detto io. Ok, è in zona della piscina. E dite probabilmente era inglese perché ha la bombetta. Ok, ok. E secondo me si stava facendo il bagno nella fontana ed è scivolato da solo. Quindi penso che non ci sia nessun killer qua. Possiamo andare tutti. Io volevo dire una cosa, però, signor poliziotto. Sì, sì, che mentre ero in camera da letto, ho visto dalla finestra della camera da letto per un mezzo secondo un frame di qualcuno che era lì nell'angolo. Quindi potrebbe esserci una bomba in alto a sinistra nella solita tecnica di Steph. Ok. Quindi ho un po' di dubbi. Però schifo. Gli impostori sono guerra e bella faccia. Stai accusando il poliziotto? No, no, io sto dicendo che quella è la tecnica. Se Buddy muore al prossimo round sappiamo cosa è successo. Esatto, però è vero. Vabbè, no, così, no, sì, non sì. Provate. Sappiamo tutto. Il poliziotto è innocente. Addio, Buddy. Lo dici tu. Ciao a tutti, ragazzi. Lo dici tu. Ti ho sempre voluto bene. Allora, io avevo visto qua, ragazzi, perché si vede, vedete che si vede un angolino, se uno si mette qua in camera da letto, si vede questa cosa, quindi... Quindi c'ho quel dubbio, ragazzi. C'ho quel piccolissimo dubbio che qualcuno abbia piazzato una bomba lì. Tanto lo vedremo subito. Se le bombe vengono innescate in quel momento, sappiamo che la bomba qualcuno l'ha piazzata lì. Ovviamente io morirò in questo round, quindi è stato bello fare questa partita con voi. Perché ho già ho parlato troppo. Probabilmente qualcuno ha detto, ovviamente, se Buddy muore è colpa di Buddy, giustamente. Evviva. Hanno distrutto le luci, ma io non ci vado assolutamente, da. No, no. Allora, è passato Steph il poliziotto di fianco a me in questo momento. Ok, allora qua facciamo subito le impronte. Bene così. Qua cosa c'è? Da sistemare la doccia. Wow, dobbiamo sistemare le tubature. Evviva! Allora, poi dobbiamo andare giù. Ma dai, potremmo farcela, ragazzi, in realtà. Potremmo farcela. Adesso vediamo se c'è qualcuno in questa zona. C'è Bella Faccia. Bene, è passato Bella Faccia così per andare verso il giardino. C'è qualcuno alle telecamere. Quindi molto bene. Vediamo di sopravvivere, perché c'è sopra... Secondo me è Steph, comunque, in tutto ciò è Steph. Sì, c'ho questo grandissimo dubbio che uno dei due assassini sia Steph. Non so perché. Ecco la bomba. La bomba. Andiamo a vedere dov'è la. Qua c'è qualcuno che sta già facendo. Ok, c'è Gwendal che la sta facendo. Volevo vedere se ho azzeccato almeno la posizione di quella bomba là. Non lo so se l'avevamo piazzata o in camera da letto apposta o... È morto Marci. È Bella Faccia. A caso Marci e Bella Faccia. È Kendall, ragazzi.
Ma che cavolo dici? Bella faccia era in giardino. Importanti. Sono morti Bella faccia e Marci. Okay. Grazie signor poliziotto, ma io ho già votato. Ma si vuole svegliare. Ma di chi hai votato? Kendall, perché era in giardino e Bella faccia è andato in giardino mentre io salivo. Io ero in giardino a disinnescare la bomba e ho visto che tu sei arrivato. Potresti aver fatto finta di niente. Chi ci fidiamo, allora, signor signori, poliziotto? Il detective si affida alla scienza quando studia chi è l'impostore. Quindi vi voglio dire che non ho idea di chi sia, votiamo totalmente a caso. Ah, sì, okay, okay, va bene. Ognuno fa il suo. Ma è inutile sto poliziotto. Oppure Fere, anche Fere, perché era di fiore che Buddy è innocente. Però sei arrivato anche tu, Buddy. Siamo arrivati nello stesso momento. Quindi guarda, se non è Kendall, sei tu. No, ve lo giuro, non sono io. Sei tu perché me la stai accusando. No, raga, non è colpa mia. No, no, sapevo io che c'era Fer di fianco al corpo di Marcio, ho sbagliato. Altro giro con Steph Poliziotto. Vediamo se questa volta il poliziotto riesce a non farci buttare fuori, signor Steph Poliziotto. Ho deciso che per questa volta magari cercherò un attimo di aiutare questo Steph Poliziotto, perché mi sembra abbastanza imbranato, quindi lo seguirò un attimino e gli darò una mano in tutto quello che fa. Ovviamente, sicuramente, ma 99%, ragazzi, quando io seguirò Steph, lui dirà che sono io per farmi buttare fuori. Ma di solito, come si sa, in questo gioco oramai Guerra è quello più sus di tutti, perché è sempre lui, ragazzi. Non ho veramente parole per Guerra super sus. Allora, così, così, così e così. Bam! Ok, sono andate giù le luci. Io mi preparo col segnale, ragazzi. Io mi preparo col segnale, perché sicuramente troveremo il corpo di qualcuno lì. Oppure troveremo il mio corpo, perché moriremo noi lì dentro. Però faccio le luci abbastanza in fretta. Aiuto! Ok, ci ho pensato io. Tutto a posto. Bella face, lasciami stare, eh. Ok. Cioè, Bella faccia con quel coniglietto mi fa paura, ragazzi. Ma mi fa un botto paura, Bella faccia. Cioè, veramente, non ho parole. C'è Kendall che vuole la sua vendetta. Aiuto. Aiuto. No, Kendall, non mi fare del male. Ti prego, Kendall, no. Mi stai seguendo. Vuole me. E vuole... No, ok, non vuole me. Ok, perfetto, a posto. Pensavo stesse, insomma, non... Cioè, capito. Ho trovato un cadavere. Io per un attimo pensavo che Kendall volesse la sua vendetta della partita di prima. Allora, vai, Fere. Sono andata nella cameretta dove ci sono, sì, i comodini. Dovevo fare la missione lì. Ho trovato Guerra morto lì di fronte. Perfetto. Di fronte al comodino. Ragazzi, ho scoperto che Guerra è morto nella cameretta. Ok. E Loco dove è morto, signor Steph? Allora, Loco è morto in una zona che comprende tutta la villa e il giardino in un punto non identificato. No, quindi, il giardino, ero io in giardino. Quindi pensi che l'impostore sia uno di noi? Sì, guarda, credo, okay, che tra questi sei ci sia l'impostore. O due impostori, potrebbe due. Forse tre, non lo ti so. Ti ha dato ma... il distintivo? Ricordatevi che se non votiamo siamo fuori. È vero, dobbiamo votare qualcuno. Allora, Kendall era con me. Kendall era con me in giardino. Anch'io posso anch'io dire che Buddy era sera. No, io schifo, dove eravate in giardino, scusate? Io stavo andando alle 12. La piscina, anch'io. Ragazzi, non ho idea. Quindi? Io questa volta voto Fere. Allora, è tra Bella faccia e Fere. Tra Bella faccia e Fere. Io voto Bella faccia. Perché no? Guarda che faccia da coniglio che ho. Ma guarda che coniglietto carino. Ma sono carino, votarlo? Non sono io. Non fidarti, guarda, dei coniglio, ragazzi. No, malissimo. Mai fidarsi dei conigli, ragazzi. No, malissimo. Io non mi fido. Poverino. L'abbiamo azzeccato? No. Siete degli imbecilli. Ragazzi, chiamate l'emergenza subito. Aiuto, ragazzi, abbiamo sbagliato persona. Non era lui, è palesemente uno tipo Kendall. Mi vuole uccidere, lo so già. Voglio piangere. Kendall, lasciami stare, ti prego, lasciami stare. Devo chiamare l'emergenza. No, lo sapevo che era Kendall. È stato veramente triste questa cosa. Ho inseguito un buddy per un'ora. Ragazzi, abbiamo un nuovo ruolo e siamo tipo gli ispettori. Quindi sono il detective. E questa è una cosa molto particolare. Io posso analizzare le persone praticamente quando mi avvicino e posso fare le missioni. Quindi abbiamo 30 secondi di cooldown per analizzare le persone, capire che cosa sta succedendo e accusarli, perché posso essere ovviamente io quello che capisce chi è stato. È qualcosa di fantastico, ragazzi. Quindi dobbiamo essere anche attenti a non farci sgamare, attenzione, non farci uccidere ovviamente, perché questa cosa non è facile. Allora, questa e questa. È difficile fare le missioni mentre sappiamo che qualcuno, cioè dobbiamo analizzare qualcuno. È interessante, molto particolare, ragazzi. Beh, bella, bella essere il detective. Sono il detective e posso analizzare le persone. Ehi, ehi, tu che sei? L'assassino, l'assassino, io ti troverò. Il problema è che
Se questo è un assassino, il problema, se volevo dire, è che se lui è un assassino, tipo, ecco, tipo, vedete, Nico, che ovviamente non deve mai, cioè, deve sempre, ecco, insomma, mi ha ucciso, ecco, va bene.